Ciao a tutti, allora eccomi qui con il secondo video sui capelli e qui cercherò di darvi qualche consiglio. Allora, come sempre ripeto, questo è un video richiesta per una ragazza che appunto mi aveva chiesto come io asciugo a concio, eccetera, eccetera, e lavoro i miei capelli perché lei era indecisa se tenerli lunghi o tagliarli corti. Allora, diciamo innanzitutto che io le ho dato questo suggerimento, di fare prima un caschetto e poi al limite tagliarli più corti. Io li porto corti da quando avevo 11 anni, mi sembra, sì. Praticamente li ho tenuti lunghi solo in periodo delle elementari, perché anche da piccola mia mamma mi teneva sempre i capelli corti, magari, come dire, con la coppa un po' tagliata e qui un pochino più lunghi, insomma, anche come andavano di moda ai tempi. La mia parrucchiera mi dice che il mio viso è proprio adatto ai capelli corti, insomma, dice che lei non ha mai visto una persona che sta bene come me con i capelli corti. Ecco, io non voglio lodarmi con questo, insomma, visto un po' le opinioni anche degli altri. Qualcuno vorrebbe vedermi con i capelli lunghi, però io non ce la faccio proprio. Io adoro i capelli corti, mi piacciono tantissimo, tanto che appunto ho deciso ormai 13 anni fa di tagliarli, quindi insomma non tornerei mai indietro, non mi sono mai pentita. Ogni tanto dico sì, magari se li avessi lunghi potrei farmi qualche pettinatura, che ne so, i capelli lisci, lisci, gnon, eccetera, eccetera, però poi dico vabbè, io ce li ho corti e insomma sono diversa da chi li ha lunghi. Certo, ci sono vari modi di portare i capelli corti, c'è il caschetto, ci sono rasati, ci sono col ciuffo, con la frangia, magari spalati tutti in piedi, eccetera, eccetera. Io diciamo che ho scelto il ciuffo da un paio d'anni ed è la pettinatura che fino ad ora mi piace di più. Poi ovviamente crescendo si cambia, quindi e anche si hanno dei tagli adatti all'età, ecco, secondo me. Poi ovviamente ognuno è libero di fare quello che vuole con questo, vi dico che io adoro le creste, adoro i colori, adoro tutto. Insomma, per me ognuno è proprio libero di pettinarsi come vuole. Che altro dire? Sì, io ora non li tingo, i miei sono di questo colore, sono neri naturali, anche se fino a poco tempo fa erano un pochino più chiari, poi appunto i capelli cambiano. E i miei erano anche molto più dritti, ora vedo dal ciuffo che ogni tanto tendono un po' a essere leggermente mossi. Io accentuo la cosa appunto con le forcine, girandoli, eccetera, eccetera, e mi piacciono molto così. I miei capelli sono sostanzialmente normali, non ho mai avuto problemi, non sono grassi, secchi, non ho mai avuto porpora, quindi non uso nemmeno il balsamo. E uso degli shampoo i normali che non hanno non per capelli specifici. Tendo a cambiare spesso. Ora sto usando questo che è addirittura un shampoo doccia, però io adoro il profumo e devo dire che mi stanno anche abbastanza bene quando uso questo shampoo, quindi insomma non posso lamentarmi. Quest'estate, soprattutto quando ero in vacanza, ho usato questo della Kerastase, che è appunto uno shampoo apposta per i capelli che stanno al sole, e ho usato anche lo spray e il latte della stessa linea. Ecco, io cerco di curare abbastanza i capelli, magari quando vado al mare, se ci vado, perché insomma ci tengo soprattutto al mio colore e mi piace tanto quando sono molto lucidi, ecco, sono loro naturali così. Li ho tinti per un bel po' di tempo, ho fatto anche cose pazze, tipo fare questa parte qua dietro bionda ossigenata e il resto del mio colore, li ho fatti rossi, li ho fatti anche, ho fatto la tinta nera, ho fatto mesh, eccetera, eccetera. Quindi insomma, mi sono sbizzarrita, ecco, adesso preferisco lasciarli così.
Altri prodotti che io uso sono questa cream gel di Nivea, che come vi ho detto nell'altro video la uso da un bel po' e mi ci trovo bene, ed è una cera gel che io uso sia quando sono bagnati che quando sono asciutti. Poi uso vari spray tipo questo di Gina, uno di Avon, insomma varie cose, e se serve il gel, però io tendo ad usare di più la cera. Ok, io li asciugo sempre con il foam perché altrimenti mi stanno tutti tipo crespi e non mi piacciono. E poi un altro strumento che vi consiglio di prendere è una piastra come questa, vedete, abbastanza fina, perché se magari avete il ciuppo o li volete un pochino in piedi, eccetera, eccetera, questa è perfetto, indispensabile, potete anche farlo un pochino mossi, farlo lisci, insomma, avete varie possibilità anche con i capelli corti, ecco. Io questa l'ho pagata a 18 euro, quindi neanche tantissimo, e insomma, se avete magari anche una sorella che ha i capelli lunghi, può usarla anche lei, anche perché si scalda velocemente e li tira bene. Ora la mia è un pochino calda, quindi ve la ripasto, ecco, per far vedere anche un po' come fare. Io tendo a spostarmi un po' così, in questa maniera. Comunque avete visto nell'altro video, non sto a dilungarmi. Ok, un'altra cosa che io trovo indispensabile, soprattutto appunto da quando ho questo ciuffone, sono le forcine, queste qui, quelle classiche, perché se per caso avete i capelli da lavare, se dovete insomma, siete di fretta, così non vi piace come stanno, tirate sul ciuffo e siete a posto. Un'altra cosa molto molto carina per i capelli corti, secondo me, sono le varie fasce, cerchietti. Ora ve ne mostro alcuni che ho io, ad esempio questo che avevo preso da H&M, solo che è nero e quindi non si vede molto. Adesso metto il fiocco dall'altra parte. Ecco, vedete, così. Oppure anche questo, io ce l'ho da un po', l'avevo preso da Colors and Beauty con tutti i glitter. Eccolo qui. Insomma, magari questi stanno bene a chi ha i capelli un po' più lunghetti dei miei. Anche fasce per capelli come queste, potete metterle sia così. Vedete, magari qui, che anche portarle, portarle così, portarle su qua in questo modo, vedete, sono molto carine. Oppure magari anche un po' più grande, io ho questa con il fiore, questa qui anche l'avevo presa da H&M, e anche questa è molto romantica, direi. Ecco. Oppure qui ho altre fasce come ad esempio questa, sempre con il fiocco, e queste me le ha portate la mia amica da Londra. Oppure queste un po' glitterose, vedete, queste si possono mettere anche insieme, magari così, una un po' più avanti e una, vediamo se ci riesco, un pochino più indietro magari, in questo modo, ecco. Oppure va benissimo anche un cerchietto sobrio sobrio come questo, anche questo arriva da Londra e io lo adoro. Ok, adesso me lo tengo su un pochino il mio fioccone. Che altro dire? Questa ragazza mi aveva chiesto di parlare soprattutto della moda che c'è adesso, di farsi il taglio come Emma Watson, diciamo così, comunque Hermione di Harry Potter, che ora si è tagliato i capelli corti. E lei tende a pettinarli con la riga di lato e un bel po' di gel che li tiene fissi in testa. Allora, io vi dico la mia: secondo me quello è un taglio un po' meno aggressivo. Ad esempio, adesso vedete il mio, io ho i capelli rasati qui di lato e anche qui, insomma, direi che è un taglio un po' più forte, ecco. Certo, non è una cresta punk, però comunque. Sì, diciamo che non è un taglio
dei più semplici, ecco. Io lo adoro, a me piace tanto tagliare i capelli, tenere i capelli corti, anche rasarli, io non ho nessun problema, tanto poi crescono. Solo una volta ho pianto, ci sono stata un po' male perché mi piaceva tanto il mio ciuffo e sono tornata a casa triste, poi ho detto, beh, tanto tra 2 settimane è uguale e me la sono messa via. Ecco, quello diciamo che è un taglio per chi magari vuole un po' provare i capelli corti o magari vuole essere un po' più romantica. Io non ho mai portato i capelli con la riga di lato da corti, insomma. Direi che sono molto eleganti, secondo me, però che ne so, poi bisogna, secondo me, lavorarli molto col gel e a volte è noioso. Però magari tagliati un pochino più corti e con il ciuffo, anche senza gel, insomma, ci stanno, ecco. So che adesso un po' tutte si stanno tagliando i capelli corti, quindi secondo me basta trovare appunto il proprio taglio. Magari vi fate anche un po' consigliare dal parrucchiere, guardate vari giornali, varie riviste, eccetera, eccetera. Dovete essere convinte però, perché i capelli si ricrescono, ma non in fretta, ovvio, se li avete lunghissimi, insomma, magari andate per scalini e vedete che ne pensate. Comunque siete sicure che poi i capelli ricrescono e quindi non dovete aver paura di provare. Io mi ci trovo molto molto bene, l'unica cosa che magari è un po', diciamo, non scoccia, però insomma, sì, l'unico appunto che mi sento di farvi è che i capelli corti ovviamente vanno seguiti perché mentre con i capelli lunghi magari potete anche saltare di andare dal parrucchiere o potete anche tagliarli voi, che problemi ci sono? Se magari non vi va di andare a spendere soldi, con i capelli corti no, dovete sì, una volta al mese, ogni 2, insomma, poi dipende da quanto crescono e da che taglio avete, insomma, io dico che è il caso appunto di andare dal parrucchiere, anche perché poi il taglio perde forma e non è più bello. Quindi ecco, questo diciamo che è l'unico inconveniente, che poi inconveniente non è perché io adoro andare dalla parrucchiera. Ecco, che altro dirvi? Mi sembra di aver detto tutto. Se avete altre domande, lasciate un commento qui sotto, così anche le altre che vedono il video poi possono leggere. Spero di essere stata esauriente, spero di essermi spiegata bene, che il video vi sia soprattutto utile. Io vi saluto e ci vediamo presto. Ciao!